La parola all'assessore uscente al bilancio, Roberta Onando. Buonasera a tutti, grazie Andrea. Innanzitutto vi ringrazio per essere presenti stasera, perché la vostra presenza testimonia proprio l'attenzione, Filippo, e la partecipazione di tutti i nostri cittadini, della maggior parte dei cittadini che sono cittadini attivi e sono proprio abbastanza vicini alla vita politica della città, e questo vuol dire che abbiamo un buon supporto proprio civile alla partecipazione della vita della società politica e della condivisione soprattutto delle sorti della nostra amata città. Devo dire che questa partecipazione a mio avviso deve essere sempre una partecipazione che non per forza deve essere una partecipazione che condivide sempre la maggioranza, che la condivide sempre chi governa. Infatti la miglior partecipazione dei cittadini è anche quella di opporsi alle scelte, come in questo caso, che la maggioranza o al lavoro che si svolge in consiglio comunale. Infatti la mia speranza è che quando il consiglio comunale si riunisca pensi bene quando dovrà andare a fare la scelta se votare o meno la delibera sul dissesto finanziario. Detto questo, i punti che oggi volevo mettere in evidenza sono due. Innanzitutto, perché il dottore Miroddi ha fatto il ricorso al TAR e poi al CGA, e soprattutto volevo evidenziare che a mio avviso il dissesto non è positivo, perché il dissesto è pur sempre un fallimento. Detto questo, a proposito del ricorso, ricordo a tutti che l'Italia è ancora uno Stato di diritto, è uno Stato che si fonda sulla democrazia. Pertanto Filippo Miroddi, come cittadino, ha scelto di esercitare un suo diritto. Pertanto questo ricorso, lo sottolineo e spero che sia l'ultima volta, non è diretto contro qualcuno, e in questo caso contro il sindaco che si chiama Nino Cammarata. Questo ricorso è assolutamente determinato da una questione di democrazia, perché Miroddi aveva il dovere morale di rispondere a quelle migliaia di cittadini che chiedevano conto su quello che erano le elezioni all'ultima tornata. Detto questo, quindi, tu Filippo hai avuto un dovere morale di procedere, hai pagato il tuo ricorso personalmente, per cui non si comprende allora tutti questi nervosismi e tutti questi proclami scomposti nei confronti di Filippo Miroddi per il procedimento in corso. In fondo tutti sapete che Filippo Miroddi e tutto il gruppo che lo sostiene abbiamo sempre tenuto per tutto quest'anno e mezzo di amministrazione un profilo molto basso. L'abbiamo fatto perché rispettiamo la volontà democratica che è stata espressa alle ultime elezioni, perché riconosciamo il sindaco nella sua qualità, però fino a prova contraria, cioè nel senso che questo ricorso andrà avanti, per cui fino a quando non ci sarà il verdetto definitivo del CGA in questo caso, noi andremo avanti e chiaramente speriamo che tu vinca il ricorso. Ora dico io, non capisci, caro Nino, che mi starà ascoltando sicuramente, non capisci che il ricorso è anche a tutela della legittimità e dell'autorevolezza della tua carica? Perché dobbiamo vederlo sempre in negativo? E soprattutto da uomo di legge, da donna di legge ti dico, non pensi che se il CGA stia volendo approfondire e andare avanti ci possano essere delle criticità che vadano valutate? Bene, l'ardua sentenza la lasciamo in posto. Ciò detto, voglio concludere perché ho pochi minuti a disposizione. Io dico, cosa pensavate di trovare? Cioè, che cosa pensate che i sindaci che hanno preceduto
l'amministrazione Camarata o anche hanno preceduto Filippo Miroddi, hanno trovato un'amministrazione con Rose e Fiori, pensavate di trovare soldi pubblici da poter gestire facendo feste, turismi emozionali ed emozionanti, direi. Allora, nelle pubbliche amministrazioni si soffre, si combatte, si lotta ogni giorno perché ci sono problematiche ataviche che vengono ereditate dalle amministrazioni che ci hanno preceduto e preceduto e preceduto. Ci sono disarmonie e diseconomie che non sono certo legate a quella specifica amministrazione che c'era prima. Pertanto questo non giustifica quello che è gettare la spugna troppo facile, perché una cosa è certa: il fallimento è l'ultima spiaggia che un buon imprenditore e un buon pater familias deve attuare. Pertanto il mio auspicio è che intanto premettiamo che io penso che tutti i cittadini di Piazza Armerina sono disposti, alzi la mano chi non lo è, a rinunciare alle feste, ma possiamo rinunciare a tutti gli eventi, a tutto ciò che comporta delle spese inutili. Ma sono certa che il dissesto non lo perdonerete mai. Brava. Perché comunque è un fallimento. E questo lo dico perché sono molto dispiaciuta e perché la mia critica, come anche i miei silenzi finora, credo che siano costruttivi, non distruttivi. Pertanto il mio auspicio, oggi approfitto di questa riunione per auspicare che il Consiglio, dove si sono sempre verificate le lotte e le liti tra le maggioranze e l'opposizione, quando governavamo noi non avevamo neanche la maggioranza, per cui è normale che ci sia una lotta, anzi mi appello, finitela di litigare su Facebook perché siamo sul ridicolo ormai. Pertanto il mio auspicio è che la maggioranza e l'opposizione, attenzione, per cui quella che oggi abbiamo in consiglio, maggioranza e opposizione, inizino a lavorare insieme e in modo costruttivo, auspicando che tutto il consiglio comunale ci pensi bene prima di decretare il fallimento del comune di Piazza Armerina. Grazie.